Amici sportivi, ben ritrovati con Sportcava, il contenitore sportivo settimanale che vi presenta, vi propone i riflessi filmati, i commenti, le interviste del girone I della Serie D, in particolare di quello che è protagonista l'Accavese in questo campionato. Bene, allora andiamo subito con i risultati di questa 20ª giornata del campionato. Agragas Savoia 0-0. Città di Messina Vibonese 2-3, Montalto Ufugo Battipagliese 0-1, Due Torri Orlandina 0-0, Licata Noto 1-1, Nuova Gioiese Ragusa 3-0, Pomigliano Cavese 1-1, Rende Interreggio 1-0, Torre Cuso Agropoli 1-4. Bene, la classifica dunque: a 50 punti il Savoia, segue a 47 l'Agragas, a 36 punti la Nuova Gioiese, a 34 punti l'Accavese, a 33 Agropoli, Torre Cuso, Battipagliese, a 29 Noto, a 28 l'Orlandina, a 26 punti il Montalto Ufugo, a 25 Interreggio e Pomigliano, a 21 punti Due Torri, a 18 punti Vibonese, 16 punti per il Città di Messina, 15 per il Rende, 6 punti Licata, ultima in classifica con 4 punti il Ragusa. Allora, subito un breve commento generale a questa giornata. C'era il big match del girone I, cioè lo scontro diretto tra la prima e la seconda della classe, tra il Savoia e l'Agragas. La formazione siciliana dell'Agragas aveva dunque la possibilità di agganciare al vertice la formazione oplontina, invece no, la squadra campana riesce a uscire fuori con un risultato favorevole di un pareggio 0-0 e soprattutto a mantenere a distanza la formazione siciliana. Ma sarà sicuramente un bel duello fino alla fine del campionato. Lo ha dimostrato questo incontro, nel quale ovviamente il Savoia non giocato come fa sempre in modo spavaldo, è riuscito a mantenersi un po' a freno nonostante il piglio della grande squadra, ma c'era anche tanta voglia, tanta volontà di compiere il miracolo tra i siciliani. Tra l'altro, al cospetto di una marea di tifosi, le cronache parlano di oltre 7.000 persone, insomma, numeri che fanno riflettere in un girone del campionato di Serie D. E che soltanto grandi piazze magari che vogliono tornare nel calcio che conta, possono, ecco, aspirare a registrare. E sicuramente quella di Agrigento è una di queste piazze. Per il resto, da segnalare in questa domenica l'ottimo exploit esterno delle due salernitane, la Battipagliese e l'Agropoli, che vincono entrambe fuori casa, l'Agropoli con un roboante 4-1, la Battipagliese invece con un solo gol, ma quello che conta è aver conquistato 3 punti corsari importantissimi che permettono alle due squadre di avvicinarsi ai vertici della classifica e anche, tra l'altro, di rosicchiare un altro paio di punti proprio all'Accavese. Purtroppo non è andata oltre il pari, ma di questo parleremo nel corso di questa trasmissione più approfonditamente. Allora iniziamo subito a parlarvi di questa sfida dell'Accavese fuori casa ieri nel turno che la vedeva opposta alla formazione del Pomigliano, un derby di altri tempi che ha richiamato sugli spalti, certamente non il numero di spettatori registrato ad Agrigento, ma sicuramente significativo numero di spettatori, tra i quali anche circa 200 tifosi della Cavese. Vediamo il servizio che ci fotografa quello che è successo domenica. Quarto posto in classifica, nonostante il punto di penalizzazione, è una striscia di risultati utili, lontani dal Simonetta Lamberti, che si allunga. Il momento sì della Cavese fuori mura, testimoniato dal pari conquistato a Pomigliano, su un terreno di gioco reso ancora più ostico dagli ultimi risultati non positivi raccolti dai partenopei. Eppure la sfida si era messa subito in salita per i metelliani, complice la solita distrazione difensiva al quinto minuto su calcio d'angolo di Panico, svetta di testa Esposito che trafigge De Luca. Sotto
sotto di un gol alla Cavese. Appena inizio sfida deve stringere i denti e riorganizzare l'impianto tattico messo in campo da Chietti. L'assenza di Capitan De Rosa si fa sentire e a complicare ulteriormente la situazione il forte vento che spira contro. Cosmo Palumbo prova però a far male dalle parti di Di Costanzo, le sue conclusioni al 20° e al 25° non sortiscono l'effetto sperato, anzi è il Pomigliano che rischia seriamente di chiudere la sfida al 36° con Soriano su assist di Esposito, ma è miracolosa la risposta di De Luca che ipnotizza l'avversario e sventa la minaccia. Nella ripresa la musica cambia, questa volta il vento spira alle spalle degli Aquilotti e sospinti da esso trovano subito il pareggio. Al secondo minuto, complice una distrazione della difesa locale sul traversone di Palumbo, Contino si avventa sulla palla in sacca tra il tripudio di oltre 200 tifosi bianco-blu arrivati al seguito della squadra sulle gradinate del Gobbato. Tutta la ripresa è di chiara marca Aquilotta, gli uomini di Chietti prendono il pallino del gioco tra le mani e non lo lasciano più e sul finale di gara rischiano di raccogliere l'intera posta in palio, ma sia Cosmo Palumbo al 40°, la sua conclusione sfiora l'incrocio dei pali, sia Contino che spara alle stelle a tu per tu con Di Costanzo in pieno recupero al 92°, falliscono l'appuntamento con la gloria. La Cavese deve così accontentarsi del pareggio, ma la quarta posizione in classifica è ancora salva e domenica bisognerà difenderla al Simonetta Lamberti battendo il Torrecuso. Quindi il campionato della Cavese, quello giocato sul campo, sicuramente più che positivo, non si può dire altrettanto di quello che sta succedendo invece rispetto magari al punto di penalizzazione che è stato combinato alla Cavese e per il quale non ha avuto effetto il ricorso presentato, la società del presidente Manna insiste e ha anche annunciato che continuerà a presentare ricorso nelle sedi opportune nel successivo grado di giustizia, vedremo come andrà a finire e tra l'altro alita sulla testa della Cavese anche un po' la minaccia di altri possibili provvedimenti disciplinari, che significa dunque lo spettro di altri punti di penalizzazione. Auguriamoci che questo non avvenga e che non sia così. Andiamo avanti, allora vi proponiamo adesso il servizio di questa sfida, la sfida della domenica di cui vi abbiamo parlato in apertura di trasmissione, cioè Agragas-Savoia, la prima della classe Savoia contro la seconda, l'Agragas, 3 punti di distanza tra loro, dunque l'opportunità per i siciliani, opportunità fallita, si sono dovuti accontentare di un solo punto, vediamo. La lunga attesa è terminata, terza giornata di ritorno del campionato di Serie D e la domenica della partitissima Agragas-Savoia, curva sud, spettacolare. Allo stadio vi sono circa 7.000 spettatori, record assoluto per la stagione in corso. Inizia adesso la partitissima della Serie D, terza di ritorno, Agragas-Savoia. Palla in profondità per Saraniti, contro Stendardo, arriva Arena in zona tiro, Arena, Maiellaro, salva il Savoia, che parata del portiere della capolista. Scarpa, mette giù il pallone, il duello con De Rossi, va sul fondo il numero 10, cross in area di rigore per Tiscione, non va. Asensio ringhia su di lui, Arena, attenzione, 30°, Arena si accentra in zona tiro, Nicola Arena, Maiellaro, c'è. Al 38° del primo tempo parte Savonarola, Saraniti, la palla è lì, attenzione Arena, Maiellaro salva il Savoia. Attenzione, non c'è fuorigioco, Arena al 42° del primo tempo, Arena si accentra, Arena, tiro, non va, palla parata da Maiellaro, si esalta il numero 1 del Savoia e si rimane sullo 0-0, palla gol colossale per Nicola Arena, super parata di Maiellaro. Finisce qui il primo tempo tra Agragas e Savoia, 0-0, l'Agragas ha dominato i primi 47 minuti, ricomincia Agragas-Savoia, 0-0 il punteggio. Lancio in avanti per Saraniti, di testa bene per Savonarola, attenzione, entra in aria, pallone per Saraniti, Saraniti va giù, si prosegue,
e poi fischia l'arbitro, punizione per il Savoia. Arena per Assenzio Maiellaro. Arriva Savanarola. Arena serve Aprile in zona tiro, stop di Aprile, poi Savanarola, Maiellaro la tiene, altra parata, salva partita di Maiellaro. Lancio lunghissimo, attenzione, esce Valenti, Meloni salva tutto, Valenti, palla gol per Meloni al minuto 34 della ripresa, Savoia vicinissimo al vantaggio. Fischia l'arbitro, rincorsa breve di Arena, la sua conclusione, palla fuori di un niente, vuole palla Arena, ecco Nassi, stop di Nassi, il tiro di Nassi fuori di un niente. Finisce qui la partita, 0-0 il punteggio tra Akragas e Savoia, fa festa il Savoia, all'Akragas non riesce l'aggancio in vetta alla classifica. Dicevamo anche di questa domenica positiva per le nostre cugine, per Agropoli e Battipagliese. Allora andiamo a vedere nel prossimo servizio quello che è riuscito a fare l'esploit dell'Agropoli, che ha vinto, dicevamo, per 4-1 con il Torrecuso questa sfida esterna. Vediamo. Inaspettato capitombolo del Torrecuso all'Ocone di Ponte, l'Acropoli fa un sol boccone dei rossoblù e piazza 4 realizzazioni in soli 30 minuti della prima frazione. Il Torrecuso rompe il ghiaccio al secondo minuto di gioco con un tiro di Aracri che termina fuori, ma è al sesto minuto la squadra ospite passa in vantaggio. Punizione al limite dell'area di rigore per un fallo di Petti su Tarallo, batte d'avanzo con un colpo magistrale con la palla che si infila nel set. Dopo soli 5 minuti di gioco, Agropoli ancora in gol. Cross di Ragosta, Pascuccio nel tentativo di rinviare la sfera spedisce la palla alle spalle del suo portiere. Passano solo 7 minuti e l'Agropoli si porta sul 3-0. Lancio dalle retrovie per D'Avanzo in sospetta posizione di fuorigioco. Il giocatore va via a sinistra, elude Pascuccio, mette al centro per Ragosta che indisturbato infila il gol. Al 35esimo l'Agropoli fa poker. D'Avanzo va via a destra, supera in prota e crossa basso al centro, dove Tarallo indisturbato spinge in rete. Il Torrecuso è tramortito e solo al 39esimo si affaccia nell'area ospite con Zerillo che caparbiamente ruba un pallone in aria e supera il portiere avversario. 4-1. Al 41esimo Valeriani, da poco entrato in campo, tira di poco fuori. Nella seconda frazione il Torrecuso prova a recuperare la gara e gioca decisamente meglio rispetto ai salernitani. All'ottavo tacco di La Cava che apre a sinistra per Arachi che prova il tiro a giro in corsa ma la sfera è fuori. Al decimo Cersosimo cross basso con ancora un velo di La Cava per Zerillo che dal dischetto tira di sinistro con una sfera che termina fuori. Al 13esimo occasionissima sciupata da Aracri, doveva solo appoggiare in porta ma il giocatore del Torrecuso sciupa tutto. Al 15esimo lancio di Pascuccio per Zerillo che prova il tiro ma il pallone è preda del portiere agropolese. Al 18esimo schema su corner dell'Agropoli, palla a Tarallo in area di rigore, il tiro del giocatore dell'Agropoli viene deviato dal portiere di casa in due tempi. Al 21esimo c'è un tiro di Pecora che termina fuori dopo che il pallone gli è raggiunto su una respinta della difesa su cross di Valeriani. Al 49esimo, ultima azione della gara, cross su punizione di Carrato per la testa di La Cava, il pallone termina in gol ma viene poi annullato dal direttore di gara per un fuorigioco. Il Torrecuso capitombola in casa ed ora deve ricominciare la sua corsa dal derby al Simonetta Lamberti di Cava di Tirreni.
Ebbene, allora, con i servizi che vi abbiamo proposto, chiudiamo qui questo excursus sulla domenica calcistica che abbiamo vissuto con la 20ª giornata, e vi diciamo quale sarà invece il prossimo turno, la 21ª giornata, con la partita più significativa, possiamo dire, di questa domenica prossima, proprio questo Battipagliese-Agragas che inaugura il turno. Battipagliese-Agragas per Squillante e le Zebrette, magari l'opportunità di fare bottino pieno contro la seconda della classifica, ma soprattutto anche magari in vista di un possibile successo casalingo della Gavese, di fare anche un favore alla formazione Aquilotto. Allora, dicevamo, Battipagliese-Agragas, Savoia-Pomigliano, Orlandina-Città di Messina, Ragusa-Montalto-Fugo, Interreggio-Due Torri, Vibonese-Licata, Noto-Nuova Gioiese, Agropoli-Rende e Cavese-Torrecuso. Allora, l'ultima nota, la Nuova Gioiese, che in questa domenica è riuscita a riprendersi dopo lo scivolone di due domeniche fa, ed è, quindi si è posizionata al terzo posto di classifica, è tornata al terzo posto in classifica, a ridosso, anche se ridosso poi non è tanto, perché sono la bellezza di sono molti punti, sono 8 punti di distanza anzi no, 8 punti, molto di più, perché la Nuova Gioiese ha 36 punti, fino a 46, 11 punti di distanza dall'Agragas, secondo in classifica, ma intanto nel discorso per i play-off è importante il ruolo di terza forza del campionato, un terzo posto che se lo giocano in numerose squadre, ovviamente, ribadisco, sperando che penalizzazioni non complichino la vita a qualche team, tra i quali purtroppo la Cavese. Allora, grazie per la cortese attenzione, l'appuntamento è alla prossima edizione di Sport Cava.